Booster che sta facendo dello stretching, ho sentito che ha detto a Todd Snyder che non è un crampo, ma c'è qualche altro problemino alla gamba che ha sopportato il grande incidente. Ha detto adesso Booster: puoi portarmi del ghiaccio? Vuol bere qualcosa di freddo. Perdonate questa crudeltà, ma viene ad orare i proibiti, veramente. Booster aveva servito l'ultima palla a 119 miglia orari, adesso c'è Volkov che serve per restare nel set sul 5-2 per il suo avversario, 0-15. Pari, adesso bisogna vedere fino a che punto Booster risente del suo problema alla gamba sinistra. Secondo dritto buttato via, almeno questa è la sensazione da parte di Volkov, e 15-30. Ora è 15-40 e ci sono due set point per Thomas Booster. Per lo zoppo. Per lo zoppo, possibilità di arrivare al quinto. Di solito gli zoppi segnano, eh? 30-40. Il famoso gol dello zoppo. Qui vedremo il match point dello zoppo. Non è ancora match point, ma set point. Sì, scusa, set point. Sono un po' andato, anzi chiedo scusa, ma insomma, al di là dell'ora di Cenerentola perdo un po' il controllo. Questa volta anzi mette a segno un doppio fallo, commette un doppio fallo e quindi siamo al quinto set fra Thomas Booster e Alexander Volkov. A questo punto potrebbe dire che è favorito Booster, se non si sapesse che Booster ha un problema a una gamba. Quindi da una parte c'è un giocatore che forse è un po' stanco di testa ed è Volkov, dall'altra c'è un giocatore che ha dei problemi proprio fisici ed è Booster. Vedete che ancora prima di servire cerca di fare un po' di movimento. Lui però per solito sgambetta qua, che è la gamba sinistra, serve facendo perno sul destro essendo mancino, però si dovrebbe ricevere sul sinistro. Vedi che ha avuto proprio un gesto di non so se di fastidio o di dolore. Tira proprio in bocca a Volkov, 15 pari. E adesso 40-15, insomma sul servizio non sembra poi risentirne così tanto. No, ma anzi forza di più probabilmente. Bisogna vedere cos'è, poveraccio, che il ginocchio lì è tutto ricostruito. Io lo vedo fare uno strano movimento alla fine del...
del servizio come se avesse un po' uno spasmo in una gamba. Ha provato addirittura una traiettoria esterna a venire a rete. Più 2 raddoppia le passioni per la tua famiglia. Dal 20 settembre, oltre allo sport, troverai i migliori documentari del mondo. È sempre inquadrato Thomas Muster perché c'è sempre questo interrogativo sulla sua integrità, l'integrità del suo ginocchio sinistro. È accaduto qualcosa, è stato massaggiato 2 volte, non ha ancora chiesto i 3 minuti per l'intervento in seguito ad incidente. Eccolo, eccolo, questa qui è... Qui sembra che ci sia stato uno sbaglio su questo 30-0, ma sul Tanganji non sembra minimamente intenzionato a intervenire. Ah, però, un altro ace per il 40-0. Questo è un... manda dei gemiti da fare invidia a Monica Seles. Muster questa volta è stato aiutato. Mentre il pubblico divertendo, fa un po' di teatro triste, decisamente più parti. E qui sarebbe stato proprio passato se il nastro non l'avesse assistito. 15-0. Gioca in forcing Muster, ma insomma sono già 2 set che è andato in forcing per recuperare lo svantaggio iniziale delle prime 2 partite. Io non so se riuscirà a continuare con questo ritmo. Molto buono, ho trovato l'angolo questa volta. Molto.
e ancora break 7, quest'altra battuta 40-15. Il game a Muster 2-1. Ogni settimana il campionato dove è più importante vincere. Tre punti in palio per avere più gol e più spettacolo. Un motivo in più per seguire squadre che hanno fregato il mondo, come il Liverpool o il Manchester United. Premier League, solo per te, su Tele Più 2. Vantaggio Ford. Una partita che si allunga a limiti che dovrebbero essere graditissimi a un corridore e a un fighter come Thomas Müller. D'altro canto però bisogna vedere se riesce. Fortunio, questa volta non si. Snyder, uno dei fisioterapisti dell'associazione giocatori. Tale era la facilità che a momenti la sbagliava. Volkov. Per una volta serve esterno Volkov. Curioso il macinato. Nuovamente una buona prima. Sono molto accorciati gli scambi, un po' perché Muster fa forcing, un po' perché entrambi i giocatori sono sicuramente molto provati.
e si aumentano i gemiti ma diminuisce la penetrazione della palla. Invece che su TelePiù2, il moto mondiale sta trasmesso da TelePiù2. Non penso che l'abbia vista così il giudice di linea. Era un palo che svariava per